Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera insieme a noi un ospite speciale che verrà sottoposto a un quiz particolarmente duro, ma prima di conoscerlo guardiamo insieme il sommario della puntata. Insieme a Sergio Meazzi, l'assessore del Municipio 6, ci occuperemo della riqualificazione di Giambellino Lorenteggio, in particolare dell'8-1, dell'8-2-3 e poi avremo le nostre voci da marciapiede, quelle del quartiere Solari Social Network. E allora do il benvenuto a lei, assessore, buonasera. Buonasera, grazie buonasera per essere voi. Qui. Grazie a voi. Ho voluto metterle un po' di terrore addosso, così apriamo il nostro primo incontro con un quiz. Questo è il quiz che... è veramente impegnativo, è forse stressante, il più temuto. Se sbagli sei finito, sì. Il più temuto della zona gialla. Allora, mandiamo la grafica così le mostriamo la domanda di oggi. Le chiediamo quale di questi luoghi è citato nella canzone di Giorgio Gaber, La ballata del Cerutti. A. San Cristoforo, B. Giambellino, C. Barona. Lo chiamavano Drago, quindi Giambellino. Giambellino, vediamo se la risposta è esatta. Complimenti, complimenti, è sopravvissuto a questo quiz. È andata, allora si merita la parola, ci parla lei della riqualificazione Giambellino Lorenteggio. Beh, insomma, intanto è un grande impianto che per il quartiere Lorenteggio appunto è nato con l'esperienza della giunta Pisapia, quindi stiamo parlando di un po' di anni fa, è stato partecipe i cittadini e il vecchio consiglio di zona, oggi municipio, nel proporre ovviamente questa riqualificazione. L'idea di questa riqualificazione che era assolutamente necessaria. Quindi si sono susseguite tutte le burocrazie varie che ci sono e che è giusto che in qualche maniera ci possano essere quando si parla di grandissimi impianti. L'impianto totale dovrebbe cubare circa 100 milioni di euro, di cui 25 milioni il Comune di Milano per la parte urbanistica, strade e quant'altro, e poi c'è tutto l'altro pezzo che si occuperà Regione Lombardia mediante i fondi europei. E quindi la riqualificazione degli alloggi popolari ALER. Per quanto riguarda l'8-1, appunto quello del Giambellino, la riqualificazione della sede tranviaria della linea 14 da Piazza Tirana fino al Largo Giambellino. Abbiamo tutta una serie di alberature e le pavimentazioni dei marciapiedi sono pavimentazioni preziose. Cosa vuol dire preziose? Vuol dire che abbiamo provato a mettere in campo gli stessi materiali che ci sono in via Torino e quindi l'abbiamo fatto su... Io non amo chiamarle periferie, nel senso che Milano, secondo me, non ha le periferie, ma cinture urbane. E quindi la stessa pavimentazione che abbiamo in via Torino in Corso Venezia l'abbiamo in via Giambellino. È un modello di attenzione per uniformare la città che possa essere in egual maniera distribuita anche sui materiali e sulle particolarità dei lavori che andiamo a proporre. Quindi la sede tranviaria oggi, che prima aveva praticamente un parterre di autovetture, oggi invece vedrà appunto delle fioriture, delle alberature e dei piccoli fiori. Questo è il contorno anche sulla Piazza Tirana, dove abbiamo pensato di fare un contorno di rose che nel periodo a loro congeniale diventa un spettacolo tappeto rosso. Bello, quindi bello. Abbiamo cercato ovviamente di migliorare l'ambiente cittadino e quotidiano. Anche perché lei ha detto una cosa interessante, cioè che Milano non ha periferie e tra l'altro nel parlare, insomma, comune tra cittadini si sente molto questo discorso, sì. Cioè che ormai il centro è sempre più esteso, ma anche perché l'ottica è che la città vissuta tutta. Intanto partiamo da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è la Milano aperta, la Milano solidale. Perché aperta? Perché appunto non ha periferie, perché tutte le cinture urbane, tutte le zone di Milano toccano il centro perfettamente, i famosi spicchi che noi abbiamo. E quindi questo è una particolarità che ha reso Milano aperta negli anni, no? La Milano dell'immigrazione che abbiamo avuto, ma non solo quella odierna, immaginiamoci negli anni 70, 80, 50, addirittura nel Giambellino ai tempi del fascismo sono praticamente ritornati immigrati che sono andati in Francia a riabitare quelle abitazioni. E in uno studio che abbiamo fatto, che ho condotto tra l'altro a livello di assessorato alla cultura proprio con uno specialista, un professore, appunto spiegava che le periferie sono laddove la zona non tocca il centro, Roma, che da un municipio all'altro il centro ce n'è di mezzo uno e quindi ovviamente si può parlare di periferia. Milano no, si può parlare di cintura urbana. Ed è un aspetto interessante
della vicenda in genere sui luoghi comuni. Sì, ed è anche una spiegazione valida perché obiettivamente magari non si riflette molto sulla questione appunto dello spicchio, il senso che dà anche di unione appunto. E di apertura, no? Verso il centro, lo vediamo il centro, da Giambellino arrivare al centro io lo faccio molto spesso a piedi, 15 minuti sei veramente in Duomo. Vero, vero, grazie per la riflessione. Tra l'altro appunto sempre nell'ottica della riqualificazione abbiamo detto che ci saremmo incentrati sull'8-1, però lascio sempre a lei la parola appunto. Sì, il lotto 1 è praticamente quasi concluso, ha visto una lavorazione ovviamente di un po' di mesi, con spostamenti anche delle fermate della linea 14, e siamo quasi giunti alla fine, quindi a breve l'azienda appaltatrice consegnerà praticamente tutto il progetto, ma questo non è, come appunto ci siamo detti, l'unico pezzo. Certo. Sul Giambellino diventerà ovviamente un quartiere tra l'altro innovativo e anche molto connesso, e poi spiegherò il perché. Spieghiamo, proseguiamo, perché prima noi abbiamo parlato di un altro quiz presidenziale. No, ma questa è va bene. Proviamo. No, dai, abbiamo così cercato di giocare un po' su questa cosa, ma non si rilassi troppo perché la puntata dura ancora un po'. Ora le proponiamo quelli che sono le nostre top 5. È un momento ludico per guardare un po' alla città nel suo insieme, all'area metropolitana, e vedere quanto la conosciamo noi come cittadini, e proporre a voi che ci ascoltate delle alternative, magari anche per vivere meglio queste nuove aperture da zona gialla. Se dalla regia ci mostrano la grafica, noi guardiamo insieme quelli che sono i luoghi che potete visitare in zona gialla a meno di un'ora da Milano. Guardiamo subito la posizione numero 5 come proposta per una gita. Abbiamo il Borgo di Angera. Si tratta di un borgo sul Lago Maggiore. Conosce? Sì, assolutamente. È mai sì. stato? Qualche volta sono stato, devo dire molto bello. Allora magari alla con fine... lago, c'è proprio questa particolarità del lago che molto spesso intristisce, ma se c'è una bella giornata potrebbe essere anche abbastanza... Anzi, perché è un momento catartico il lago, anche sì, il momento sì. di dipende, pioggia. È molto stagionale, è molto stagionale, se è brutto... Non mettetevi troppo alla prova se non siete dell'umore giusto. Esatto. Però un'altra alternativa è quella della posizione numero 4 con la Certosa di Pavia, conosciuta anche per le gite delle classi elementari medie, quindi perché no una gita di famiglia. È un monastero rinascimentale, per cui una gita culturale in piena regola. Ma saliamo alla posizione numero 3, la famosa Abbazia di Morimondo. L'Abbazia di Morimondo è un monastero cistercense vicino appunto alla città di Abbiategrasso. Abbiamo chiostri, locali con la cucina lombarda, ma abbiamo anche vari sentieri, quindi direi che è un connubio perfetto per tutti gli interessi. Adesso saliamo alla numero 2 con il Parco di Monza e la Villa Reale. Allora, il Parco di Monza è particolarmente conosciuto, ha numerose bellezze e tra l'altro potete scaricare un PDF che vi mostra già le varie possibili gite che potete fare, i sentieri, a seconda del vostro interesse, se è più culturale, se è più fantastico, quindi molto ricco. Vediamo, prima di lasciar scegliere a voi quale fare, la posizione numero 1. Il villaggio operaio di Crespidado è un villaggio che ancora oggi è abitato ed è sicuramente interessante perché dal 95 è patrimonio UNESCO, ci dimostra che insomma, l'area lombarda è molto interessante dal punto di vista tessile e cotoniero, insomma è un altro percorso che vale la pena intraprendere, approfondire. Sì, tra l'altro è una questione, il turismo lombardo che molto spesso non è tanto frequentato, in realtà ha effettivamente delle bellezze molto particolari e tantissime bellezze sono storiche. Lo sappiamo noi su Milano, quando appunto ci capita di andare in giro per Milano e vedere un monumento e magari non conoscere bene la storia. E invece sarebbe da approfondire perché dietro ogni monumento, nella città di Milano, che sia la periferia urbana, la cintura urbana piuttosto che il centro della città, si trova effettivamente una storia unica e rara di questa città, ed è secondo me uno degli elementi a cui lavorare un pochino più con determinazione. Sì, anche perché forse è un po' anche la concezione di turismo che oggi abbiamo, che a volte si lega un po' a quell'idea di andare fuori, andare certo. anche all'estero, andare anche in altre città italiane, ma ci dimentichiamo poi
del piccolo, cioè che in realtà non è piccolo artisticamente, ma è piccolo a livello di tempo e di spazio, perché è molto vicino è così, a noi. È così, magari pensiamo di andare giustamente a visitare, come è normale, giusto che sia Firenze, faccio una città a caso che è splendida, o Roma che è splendida, e poi magari appunto su Milano conosciamo poco. Ma come pensiamo alle varie chiese, vari piccoli musei o anche musei all'aperto di cui non conosciamo, non abbiamo idea. Ecco, e mi permetto di dire che sicuramente con l'opzione numero uno, quello del villaggio operaio di Crespi d'Adda, ci fa riflettere anche su quello che è la conoscenza del territorio. Certo. Perché? Perché l'aspetto tessile ha una storia molto importante per la regione e ci permette anche di riflettere un po' in termini di fast fashion, di sostenibilità che oggi è anche interessante. Tra l'altro prima abbiamo parlato del Giambellino, il quartiere operaio di Solari, oggi ecco, proprio la filiera si completa. Sono appunto quelle case che erano legate appunto al movimento operaio degli anni 60 a Milano, 60-70 insomma, esatto, quell'epoca, legate appunto al quartiere Solari, il quartiere operaio Solari, proprio il comune. Tra l'altro quelle case M&M le ha quasi ristrutturate tutte, quelle case sono molto belle, Solari 40. Visitate. Ecco, abbiamo oggi siamo in linea perfettamente, però prima di tornare poi al quartiere Solari con la nostra social network, dobbiamo parlare, appunto lascio di nuovo la parola a lei, per approfondire un po' la questione lotto 2 okay, 3. Lotto 2 3. Allora, il lotto 2 3 sono dei lotti molto complessi che però, come dicevo prima, cambieranno radicalmente l'aspetto della tipologia di quartiere. Perché? Intanto, abbiamo la nuova biblioteca di Via Odazio, che sarà molto più grande. Tra l'altro lo studio l'ha vinto un architetto famosissimo spagnolo. È una biblioteca praticamente rialzata, dove avrà la parte espositiva dei libri che oggi già esistono nella biblioteca, diciamo, vecchia. Molto molto più grande, sarà ovviamente una biblioteca interattiva, ma ci saranno anche spazi per associazioni, per svolgere attività culturali di cultura in generale, anche esposizione di mostre o quant'altro, e quindi questo è un aspetto molto importante. Poi c'è tutto il pezzo riguardante la riqualificazione di tutte le vie interne che diventeranno ciclabili, con un'idea di città, badate bene, che parte dalla M4 e che ovviamente con il ponte che supererà San Cristoforo, che connetterà praticamente Piazza Tirana a Ronchetto, abbiamo praticamente un ponte ciclopedonale, abbiamo praticamente una linea che scende da Ronchetto e quindi collega la Barona, e in questo caso sfonda ancora un muro, che era il muro di Piazza Tirana, dove poi si fermava, c'era la ferrovia e il naviglio, sfonda praticamente quel muro, va a prendersi quel pezzo della Barona e connette praticamente i due quartieri. Questa linea praticamente ciclabile scenderà e andrà fino al centro di Milano, entrando praticamente in tutte queste vie che saranno tutte riqualificate. Sul Largo Giambellino abbiamo quasi ultimato un grandissimo parco giochi, dove ci sono dei giochi per tutte le età, e soprattutto abbiamo fatto quelle attrezzature che servono anche ai ragazzi per fare della ginnastica a cielo aperto, che abbiamo cercato ovviamente di dividere i giochi dai bambini piccoli, ma anche per i ragazzi e per le loro esigenze, con un campo da basket tipo americano, cioè solo con un canestro. Di fronte, sulla Giambellino 129, abbiamo, su iniziativa del Municipio 6, un nuovo parco ecologico pubblico, dove l'area è stata già bonificata, dove entreranno tantissime associazioni, ci auguriamo anche delle università, e dove all'interno di questa struttura aperta al pubblico si svolgeranno delle iniziative legate all'ecologia, alla sostenibilità. Quindi il pezzo delle farfalle, le api, i frutteti, gli orti, insomma una panoramica molto aperta legata all'ecologia. In ultimo e non per ultimo c'è tutto il progetto Smart.p, che cos'è? È praticamente un quartiere che diventa connesso, telecamere intelligenti, illuminazione intelligente, parcheggio intelligente. Quindi tutto praticamente a wifi,
La possibilità, per esempio, delle telecamere intelligenti è una cosa importantissima ed è l'unico primo quartiere sperimentale che forse ha questa cosa, e forse addirittura, non vorrei dire una cosa che poi magari, ma forse addirittura d'Italia, se non fosse così, ma sicuramente uno dei primi. Oggi noi le telecamere le rivediamo da remoto. Succede il fatto, rivediamo cosa è successo. Domani noi le telecamere le vediamo in diretta. Succede una cosa, un urlo, la telecamera è intelligente, si dirige, va a zoomare sul rumore e dalla centrale operativa immediatamente capiscono cosa fare e quindi eventualmente inviano le forze dell'ordine oppure l'ambulanza, tutto ciò che necessita per quell'esigenza. Direi che è una svolta epocale, è una svolta epocale. Tutto questo pezzo succede dove? Succede appunto in un luogo di cintura urbana della città di Milano, cioè un primo distretto tecnologico, innovativo, ecologico, sostenibile proprio lì. Credo che sia un grande progetto. Cioè, riassume perfettamente quanto abbiamo imparato poi sicuramente in questo anno e mezzo, cioè quelli che sono gli aspetti fondamentali intanto di riconoscere l'importanza del territorio, dell'ambiente, della sostenibilità, della insomma digitalizzazione, certo. Cioè quanto gli strumenti debbano adattarsi alle nostre esigenze e non viceversa. È importantissimo, no? Tanta esperienza che abbiamo maturato tutti quanti, certo, è stata messa appunto a disposizione dei cittadini, no? Che hanno più svariate esigenze. Voglio solo, io so poi di allungare un pochino, abbiamo, ma è importante, tempo. Abbiamo tempo benissimo, se non c'è più tempo, mannaia, ditemelo pure. No, siamo nei tempi. Siamo nei tempi. La cosa interessante è la metro 4 e la cosa ancora più interessante, guardando il municipio o il quartiere in futuro, sono gli scali ferroviari. Quindi l'unione di tutti questi lavori consegnerà praticamente un quartiere radicalmente diverso. Gli scali ferroviari con la sua idea appunto di fiume verde, dove si è pensato nei programmi, nei progetti dell'amministrazione pubblica addirittura di fare un lago balneare con una spiaggetta e con un fiume verde che porterà verso Porta Genova. La metropolitana che connette praticamente la cintura urbana del Giambellino, della Barona a Linate, in soli 12 minuti. Come dire, c'è una frase di Bassetti, presidente, ex presidente della Regione Lombardia, che dice: ha fatto più urbanistica il Frecciarossa che tutti i decreti. In questo caso assolutamente, Frecciarossa, Milano-Roma, 4 ore, impensabile. Vado la mattina a lavorare a Roma, torno la sera. In questo caso pensate cosa vuol dire una metropolitana che in 12 minuti, 15 minuti, da Giambellino porta Linate. È un miglioramento, accorciare assolutamente la significativo città. Anche per le scelte di vita future, insomma. Nella e anche per lo sviluppo futuro del quartiere, no? Certo. Perché oggi uno che scende a Linate e pensa di poter alloggiare 3 giorni, dicono, a Milano, zona limitrofe, M4 potrebbe pure venire in Giambellino a sostare, no? Per assurdo. Quindi pensiamo anche ai lavoratori, insomma oggi è sempre più certo. richiesto magari un movimento continuo, quindi l'idea di poter vivere in una zona che facilmente ti collega all'aeroporto. Certo, ma questo è un po' il tema, no? Il tema del coraggio. Io mi capita spesso di andare in Austria e ho studiato un po' gli austriaci, non è facile studiare gli austriaci, senza offesa per gli austriaci. Hai numerosi austriaci che ci stanno guardando. Presenti, eh? Non è così, cioè lo dicevo proprio per anzi. Loro sono molto avanti sul tema delle ciclabili, sul tema della mobilità sostenibile. Sì. Tutti i paesi di Nord Europa hanno questa particolarità. Milano deve avere il coraggio di fare questo, è quello che stiamo facendo. Qualche critica sulle ciclabili? Forse sì. Ma io tendo a precisare una cosa, lo dico sempre in tutto quando mi capita appunto di parlare. Noi abbiamo avuto nel mondo 2 milioni di morti in virtù del Covid, cioè con causa del Covid, certo. Non di Covid, ma per il Covid. Sono 8 milioni le persone che muoiono all'anno per l'inquinamento. Milano è una delle città, in virtù anche della posizione geografica, la pianura padana, che soffre maggiormente di inquinamento. Non abbiamo, come dire, la necessità di intervenire, abbiamo l'obbligo di intervenire e di farlo subito, cercando ovviamente di trovare una mobilità sostenibile diversa. E anzi, mi trovo d'accordo perché non siamo polemici, ma anzi in un'ottica di riflessione, perché
Io uso spesso la bicicletta, quindi parto da un caso particolare, insomma, che potrebbe essere utile. E riflettevo su quanto la città di Milano sia effettivamente piatta, è molto facile da Certo. girare in bicicletta, non costa alcuna fatica, ma in bicicletta spesso ho paura, mi capita di avere paura perché alcune zone magari non sono così facili, insomma, per via di anche tram e macchine parcheggiate Assolutamente. all'autostrada, insomma, varie situazioni normali in un ambiente urbano. E ho proprio pensato quanto in realtà il ciclista non sia nell'ottica né di chi è automobilista né di chi è pedone, perché i ciclisti che passano sui marciapiedi, e Milano ha anche marciapiedi molto ampi, talvolta può capitare che un ciclista voglia prendere quella strada anziché appunto magari le rotaie, per dire, non sono apprezzati dai pedoni. Dall'altra parte gli automobilisti non li riconoscono, quindi se anche l'idea che possa attraversare una rotonda un ciclista spesso non è particolarmente contemplata. E quindi è un tipo di riflessione che, per cui i nostri amici austriaci ci possono Sì, assolutamente aiutare. sì, loro hanno una cultura totalmente diversa legata alla bicicletta. Io ho visto delle scene in inverno con calzoncini corti in bicicletta, che è una roba pazzesca. Ci sono quelli che consegnano la Esatto. posta, no? Con Non questi esiste tempo sbagliato, ma solo look look sbagliato in sbagliato, questo brava, senso. assolutamente sì, ma la cosa, appunto, dicevo, è proprio una questione culturale, perché per esempio a Innsbruck c'è una pista ciclabile che costeggia perfettamente il tram senza protezioni e anche le autovetture, ma loro vanno tranquillamente. Esatto. Perché? Perché c'è di fatto, hanno assunto di fatto un rispetto, un patto non scritto fra pedone, automobilista e ciclista. E Vero, questo credo che assolutamente. noi dobbiamo incentivare, provare ad arrivare e a fare una svolta a livello culturale. Ma ce la Mi faremo, trovo d'accordo e anzi sono molto contenta di questa eh? riflessione, però la conduco alle nostre voci da marciapiede, quindi Io volevo se sviarle dalle voci le... del marciapiede, Invece invece no, però non ha più nessun quiz. no, Ascoltiamo bene. così il video del Quartiere Solare Social Network e poi a lei la risposta. Assessore Meazzi, buongiorno. Sono Stella Buonavolontà del gruppo Quartieri Solari Social Network. Noi dal territorio abbiamo una domanda e una richiesta. La domanda è come possiamo risolvere la problematica dei cestini che sono o troppo piccoli o troppo pieni o addirittura mancanti. Quindi, prima di educare noi stessi cittadini a portare a casa quello che possiamo consumare in giro per la città, ma chi invece è tutto il giorno fuori, come fa? Chi attraversa il nostro quartiere? Perché i cestini sono davvero, trabordano di oggetti, di cose. L'altra richiesta invece riguarda proprio il mio gruppo, Quartieri Solari Social Network. Noi abbiamo un'iniziativa che piace molto, si chiama Fai Amicizia e ci incontriamo per scambiarci degli oggetti che non usiamo più. È una forma di riciclo. Un riciclo anche creativo, nel senso che questi oggetti non muoiono, hanno una seconda vita. Ci farebbe piacere se potessimo avere accesso, nella fattispecie, alla sala del comune che è all'interno del 600 in piazza Berlinguer, un luogo in cui poterci incontrare una volta a settimana e scambiare i nostri oggetti, i nostri libri e perché no anche delle chiacchiere, insomma, socializzare, che è il nostro obiettivo. Grazie. Allora, la risposta è tutta sua. Stella, allora, il primo pezzo, i cestini. Molto spesso capita, lo so perché avendo anche una delega un po' particolare che è quella all'ambiente, molto spesso capita appunto che di notte qualcuno ovviamente va a esercitare delle feste non autorizzate, per la verità, insomma, i cestini sono pieni, molto spesso si esce alla mattina alle 8, si vedono i cestini pieni, ma magari da lì a poco passa AMSA che passa tutti i giorni sui parchi pubblici. Molto spesso addirittura su Solari capita anche 2 volte al giorno, perché alla tipologia di parchi, se sono più grossi, se sono più frequentati, va da sé che aumenta anche Certo. ovviamente il passaggio dell'AMSA. E quindi ci possiamo ovviamente lavorare, capire laddove effettivamente magari il servizio ha un pizzico di ritardo, forse addirittura è insufficiente, per eventualmente intervenire. Devo dire e ringraziare pubblicamente AMSA perché noi abbiamo sostanzialmente una gestione dei rifiuti che ci è invidiata in tutto il mondo. Noi abbiamo gli operatori AMSA e AMSA come azienda sempre molto disponibile a risolvere i problemi della città. Sta però anche a noi un pochino più di civiltà, perché
se il cestino è pieno, a me capita molto spesso di avere le tasche, molte carte, arriva un cestino vuoto e svuoto praticamente, non c'è bisogno di accumulare, no? Si può utilizzare, certo. Poi, il lavoro che è stato fatto da AMSA è sui cestini, ovviamente i cestini grandi attirano anche la spazzatura domestica molto spesso, anche qui dico una cosa, attenzione, perché le multe che si danno sugli abbandoni di rifiuti sono tante e sono anche salate. Se il tuo sacchettino di immondizia domestica lo depositi a fianco al bidone, potresti prendere un'ammenda da 450 euro. Quotidianamente si lavora, AMSA, e non solo AMSA, anche Polizia Locale. Sul Municipio 6, peraltro, ci sono delle performance molto interessanti per quanto riguarda l'individuazione di coloro i quali lasciano i rifiuti in strada, sia ingombranti che non ingombranti. Ci sono tantissime verbali e qualcuno si è beccato anche una denuncia penale, per esempio se lascia un frigorifero. Se è il caso di aggiungere cestini a questo punto, ovviamente si farà, però c'è anche lì uno studio che AMSA ha fatto per capire effettivamente la reale necessità. Per quanto riguarda invece il 600, certo che sì. Il 600 è uno spazio culturale, così come l'ex Fornace, anche qui avendo l'assessorato alla cultura, posso garantire che sono spazi aperti ai cittadini. Noi abbiamo pensato culturalmente di aprire le finestre. La cultura non può essere una cosa chiusa. Di quattro amici, io e te, facciamo una roba, certo, culturale. Dobbiamo essere io, te e altri a fare una cosa culturale. Quindi aprire le finestre a tutti. 600 è assolutamente a disposizione per tutte le iniziative. Quindi non bisogna fare altro che fare richiesta e poi verifichiamo. Ma insomma, siamo disponibili assolutamente per sviluppare altre attività. Insomma, bella la chiusura sull'idea di collaborazione per lo scambio, che è un po' fondamentale per tutto, a livello culturale, a livello sociale, insomma. Sì, e anche a livello sostenibile. Assolutamente. Cioè, trovo anche questo una, come dire, un'innovazione, il fatto appunto di provare a capire se un oggetto, un abito o quant'altro possa essere ancora riutilizzato oppure debba necessariamente essere buttato. Il riutilizzo credo che sia una cosa interessante. Per esempio, la dico, se sono lungo ditemelo. Sì, dobbiamo salutarci. Dobbiamo salutarci. Allora la dico la prossima volta. Bene, la lasciamo come messa. Anzi, preparatevi perché nella prossima puntata con l'assessor Meazzi ne riparleremo. Perfetto. Allora, la saluto e la ringrazio. Grazie anche per i buoni spunti che ci ha dato di riflessione. E salutiamo anche i nostri amici austriaci per questa volta che ci stanno seguendo. Grazie anche a voi che ci seguite da casa. Vi diamo appuntamento ogni martedì e giovedì alle 19:30 sui nostri canali. Thank you.